Notizia di Prato TG, a tutti buonasera. In casa con un chilo di cocaina, 80.000 euro in contanti, 3 arresti, li ha fatti la sezione antidroga della Questura, sentite. Un chilo di cocaina, circa 2.000 dosi che sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato qualcosa come 100.000 euro. È quanto ha sequestrato la sezione antidroga della Questura di Prato, che nella serata di ieri ha arrestato 3 uomini di 40, 31 e 28 anni, tutti marocchini, recuperati anche 80.000 euro in contanti. Il blitz è scattato al termine di settimane di indagini con pedinamenti e appostamenti tra Prato, dove avveniva il grosso dello spaccio, e Sesto Fiorentino, dove i tre abitavano. Un appartamento trasformato in una centrale dello stupefacente con tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Un'attività iniziata alcune settimane fa con arresti di minore importanza che si è sviluppata in seguito, consentendo di individuare un probabile fornitore di questi due arrestati a Prato in un ragazzo dimorante a Sesto Fiorentino, in un'abitazione totalmente in regola e totalmente sconosciuta alle forze dell'ordine. Il primo ad essere fermato è stato il 28enne che ieri al volante della sua auto si è diretto verso Prato, l'ALT in via Aldo Moro. Addosso gli sono stati trovati 85 grammi di cocaina, il resto è saltato fuori dalla perquisizione domiciliare, più di 900 grammi nascosti tra la cucina e il ripostiglio e 80.000 euro nascosti sotto il materasso e in una borsa. Solo il 28enne era già noto per alcuni precedenti. Insieme al connazionale di 31 anni è stato portato in carcere, mentre il terzo arrestato, l'unico con un lavoro stabile, è ai domiciliari. L'attività di spaccio a Prato, ma non soltanto. No, questo gruppetto, questo trio poteva contare, per quanto abbiamo appurato, su clienti prevalentemente magrebini, dimoranti o comunque operanti nello spaccio tra Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Firenze. Si era fatto spedire dall'Olanda un pacco con della droga, un pacco affidato ad un normale corriere, ma quando lo ha ritirato insieme al postino ha trovato anche i carabinieri del nucleo investigativo che da tempo tenevano d'occhio l'uomo, un operaio cinese di 43 anni, residente a Prato. All'interno del pacco sigillato c'erano 5 flaconi con l'etichetta che riportava il logo di Complessi Vitaminici. In realtà c'era un chilo, oltre un chilo e 200 grammi di chetamina. A quel punto i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del cinese, trovando 33 grammi di chabot, oltre a tutto il necessario per confezionare le dosi, e 1.200 euro in contanti. Il 43enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Multe per 26.000 euro, denunce, una ditta chiusa, serata di controlli straordinari per la Polizia Municipale. Guardate. Serata di intensi controlli quella di ieri per la Polizia Municipale, che ha presidiato il territorio con 45 tra agenti ufficiali appartenenti a tutti i reparti operativi. Il bilancio finale parla di 825 veicoli controllati, 29 conducenti sottoposti ad alcol test con una 18enne denunciata perché positiva e lasciata a piedi, altri 11 sanzionati per non aver sottoposto il veicolo alla revisione. Controlli su strada ma anche in 8 attività produttive e commerciali, una delle quali sequestrata. Complessivamente sono state contestate sanzioni per 26.300 euro e sequestrati 16 macchinari. Ai controlli ha preso parte anche il nucleo radiomobile dei carabinieri, che ha organizzato un presidio in piazza Mercatale, mentre i motociclisti della municipale hanno presidiato Viale Galilei e tutta l'area della stazione centrale con il Targa System, il sistema che consente di verificare all'istante se il veicolo è assicurato, sottoposto a revisione, ma anche se ha pendenze di qualunque genere. Infine, personale dell'ufficio sinistri si è posizionato in piazza San Marco per controlli a campione con l'alcol test. Da segnalare il posto di blocco dei carabinieri forzato da una macchina che è stata inseguita e fermata all'imbocco di Viale Galilei. Il conducente, un nigeriano che viaggiava con 3 connazionali, è apparso in evidente stato di ubriachezza e infatti è emerso un tasso alcolemico di 3 volte superiore al massimo consentito. Veicolo confiscato e denunciato il conducente, patente sospesa per 6 mesi e maxi multa. La polizia commerciale ha controllato 3 paninerie ambulanti nel macrolotto 1, alcune confezioni e una stireria. Qui sono stati trovati 15 operai, 10 dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Infine, la squadra cinofila e quella investigativa hanno compiuto controlli antidroga nella zona ovest della città, sgomberato un immobile all'interno del campo di calcio del Pino, occupato abusivamente da una persona.
Una donna di 62 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santo Stefano con numerose ferite dopo essere stata aggredita dal suo cane. È successo ieri a Colle, località nel comune di Carmignano. La donna è stata morsa più volte alla testa e alle braccia. Secondo quanto appreso, la 62enne è scesa nel cortile per dare da mangiare al cane, un meticcio incrocio tra un alano e un maremmano di proprietà del figlio. Non si sa bene cosa abbia provocato la reazione dell'animale, che all'improvviso si è avventato contro la donna, facendola cadere a terra e poi infierendo su di lei. Quando è stata aggredita, la signora era sola. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla, i primi ad intervenire e sono riusciti ad allontanare il cane. La 62enne è stata poi portata in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri. Il cane è stato sequestrato, si trova ora affidato al canile di Prato. 9 cani provenienti dalla Cina, 7 dei quali sprovvisti di documentazione, sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell'associazione EART ad un cittadino cinese che li deteneva in gabbia sistemate sul retro di una ditta tessile nella zona del Macrolotto. Si tratta di 8 pastori tibetani e di un pitbull. Le guardie zoofile si sono mosse su segnalazione di un cittadino che aveva notato i cani. Dal controllo della documentazione in possesso del proprietario è emerso che 7 degli animali sono arrivati dalla Cina 8 mesi fa e non sono mai stati registrati. Al proprietario e detentore degli animali sono state contestate sanzioni per 1.000 euro. L'associazione che ha fatto il sequestro parla di cani allevati per la riproduzione e rivela che quasi tutti i cani detenuti dalla comunità romana, la comunità cinese che vive a Roma, arrivano da Prato. Un numero così alto che, dicono i volontari, sembra vada oltre il semplice allevamento amatoriale. Da ieri sera Prato si è calata nell'atmosfera natalizia, centro storico illuminato a festa e in piazza del comune il tradizionale abete. Ieri sera alle 19 si è aperto ufficialmente il periodo natalizio a Prato, con l'accensione dell'albero di Natale e il concerto dell'orchestra Chiti. Tante le luci che da oggi allieteranno le strade del centro storico. Oltre al grande albero in piazza del Comune c'è quello in piazza Duomo e poi la suggestiva illuminazione del castello dell'imperatore e delle porte di accesso Santa Trinita, Frascate, Porta Pistoiese e Mercatale. E abbiamo preferito, come hanno fatto anche altre città, anticipare un pochino l'accensione delle luci, danno un altro clima, un'altra atmosfera. E poi adesso partirà la discussione solita, sono più belle quest'anno, sono più belle l'anno scorso, ma questo fa parte della splendida clima natalizio e anche della nostra città e questo va benissimo così. A noi piacciono molto, secondo noi sono molto belle, al castello, sulle porte, fa un bel effetto. Io la cosa che mi sento di dire è godiamoci, godetevi, frequentiamo questa straordinaria città, sia per i tanti eventi ci saranno in centro storico, sia per gli eventi a giro nei nostri paesi. Un ricco calendario di eventi per un bando da 60.000 euro, a cui hanno partecipato oltre 15 associazioni cittadine, con proposte diverse, dal culturale all'enogastronomico. Tante iniziative, un bando del Comune di Prato che è stato assegnato a 15 richiedenti, con tante iniziative puntuali, la conoscenza dei percorsi del territorio, la nostra arte, le nostre cose, tantissimo abbiamo su questo. Quest'anno ci sarà una piccola giostra per i bambini in piazza del Duomo e poi naturalmente il solito trenino con il quale si può viaggiare nel centro storico. Per il Natale 2018 è prevista anche la versione invernale di It Prato. I prodotti legati alla pasticceria e al Natale e faremo degli show cooking con i nostri maestri pasticceri e tante iniziative sostanzialmente nel fine settimana. Da domani al 4 dicembre l'antica fiera di Carmignano, Barbieri. Quest'anno l'antica fiera di Carmignano sarà illuminata anche dai fuochi d'artificio in programma alle 18.30 di martedì 4 dicembre, giorno storicamente al centro della manifestazione, un tempo fiera agricola e del bestiame, oggi festa di piazza e vetrina turistica. Domani, domenica e appunto martedì, il centro di Carmignano sarà invaso da mercatini, animali da stalla e da cortile, trattori, laboratori per bambini, spettacoli teatrali e di burattini, mostre, falconieri e per la prima volta anche da show
show cooking con chef e food blogger che si cimenteranno in ricette particolari con i sapori del territorio. E a proposito, ci sarà spazio anche per alcuni approfondimenti sul miele e sul vino. Conferenza sul tema delle api e dell'apicoltura, in cui sarà presentato uno studio fatto con le api, una cosa pionieristica, in cui si va ad indagare sulla presenza di pesticidi in ambiente. Con dei risultati, a mio modo di vedere, molto importanti. Quindi questo è un po' lo spirito dell'antica fiera di Carmignano, tenere insieme la tradizione, che è un bagaglio importante per il futuro, ma aggiornare questa tradizione con degli elementi importanti che puntano ad un'agricoltura di qualità e ad una sostenibilità ambientale. Con l'occasione è stato presentato il terzo concorso dell'olio popolare, che per la prima volta dovrà anche essere biologico con certificazione. Chi vuole giudicare quest'olio cosa deve fare l'8 dicembre? L'8 dicembre basta che si presenti lì alla Proloco di Carmignano, gli verrà dato gli verrà detto come fare ad assaggiare l'olio, perché c'è un modo particolare di assaggiare l'olio, va riscaldato, va tenuto un attimino in mano, perciò si riscalda e uno lo deve assaggiare in quel senso lì. Gli va dato una scheda di valutazione e lui deciderà quale tra i 4, 5, 6, 8 oli che riuscirà a assaggiare, quale secondo lui è quello migliore. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.